Ciao a tutti ragazzi, oggi video breve. Infatti, in questo video breve parleremo proprio di un sito che utilizzo spesso per confrontare criptovalute. Ma prima sigla. Parliamo proprio di questo sito, ma prima voglio ricordarvi che ho realizzato con Bubble Boy, che è un mio amico che si occupa di criptovalute dal 2016, un video dove parliamo in videochiamata su Zoom dei 5-10 errori che più spesso le persone fanno nel mondo delle criptovalute. Questo video uscirà a metà dicembre. E quindi iscrivetevi e condividete il video se volete vederlo prima. Semplicemente questo sito confronta criptovalute, basa la propria market cap e mostra anche quanta percentuale manca a una certa valuta per arrivare alle cripto di riferimento. Questo serve proprio a toglierti la FOMO quando proprio non ce la fai a non comprare, e nei periodi di molta positività di mercato è ottimale proprio per capire che non è mai il periodo ottimale quando tutti comprano, tutti sono bullish. Il periodo ottimale per comprare cripto è sempre magari quando il mercato è in rosso, quando crolla tutto e quando sono mesi che c'è calma piatta. Quindi vi lascio questo sito e raccomando, iscrivetevi e mettete like al video e condividetelo, perché comunque è un sito che nessuno delle persone che conosco conosce e trovo sia ottimo, soprattutto per magari fare analisi veloci, soprattutto per vedere quanto una cripto deve crescere per arrivare a certe market cap e quanto magari un'altra cripto non abbia senso comprarla, in quanto non potrebbe aumentare più di tanto di valore. Ed eccolo qua, The Coin Perspective vi permette proprio di trovare modo per controllare quanto manca alla vostra cripto preferita per raggiungere capitalizzazioni di altre cripto più famose. In questo modo evitate anche di buttare i soldi proprio perché ci saranno delle cripto che vi sembreranno poco costose, ma che in verità sono molto costose. Prendiamo per esempio XRP. XRP è una cripto che ha avuto un successone lo scorso ciclo di halving, ha una community mega mega coesa, e proprio per questo aveva portato il prezzo della cripto nello scorso ciclo di halving a praticamente 3,4-3,5 dollari. Portando però al fatto che adesso che ci sono altre cripto molto meglio di XRP, il prezzo massimo raggiunto è stato ad aprile scorso di 1,83 euro. Guardiamo ora il grafico. XRP in prospettiva alle altre cripto. Allora, per arrivare alla capitalizzazione di Bitcoin dovrebbe fare un 21 per. Chiaramente Bitcoin is king, quindi non, neanche la paragoniamo, come anche non si può paragonare a Ethereum e Binance Coin o Tether. Però già qua, vederla al settimo posto, confrontata con Cardano e Solana, paradossale come gli basterebbe un 15%-23% per arrivare a questa market cap qua. Ma proprio per questo motivo io trovo molto molto difficile che riesca a fare risultati veramente importanti, perché proprio per raddoppiare la sua capitalizzazione gli servirebbero 50 miliardi, che sarebbe praticamente la metà della capitalizzazione di BNB, e supererebbe BNB, che attualmente è la cripto invece, secondo me, che ha un utilizzo maggiore insieme a Bitcoin ed Ethereum. Quindi, per esempio, XRP in questo momento non è sicuramente un buon buy, anche perché ci sono migliaia di progetti migliori di XRP. Ma invece prendiamo, che ne so, una cripto Compound. Compound, chiaramente in passato buoni rendimenti, ultimamente è un po' sottotono, eccola qua. E guardiamo il grafico vecchio. Allora, il grafico vecchio mostra che verso maggio-aprile di quest'anno aveva fatto circa 854 dollari, e attualmente si trova sui 300, quindi praticamente per arrivare alla capitalizzazione di quella volta gli servirebbe fare un bel 2,3-2,4 per. Cosa porta questo? Paragoniamola alle altre cripto. Per esempio, se Compound riuscisse ad totalizzare la capitalizzazione di Dogecoin o di Shiba Inu, che è folle per queste monete che ci sia questa capitalizzazione qua, dovrebbe fare un 13-15 per. Ciò rende Compound comunque sottovalutata rispetto a tante altcoin che ci sono. Per esempio, la stessa Compound, per l'utilizzo che ha, potrebbe sicuramente battere alcune dei progetti che ci sono qua, in particolare questi due, ma penso che qualsiasi altra cripto batta questi due progetti. Il problema è la community. Proprio anche XRP ha dietro una community molto coesa, e proprio per questo motivo Compound dovrebbe fare 26 per e valere 8.400 dollari. Allora, capiamo benissimo che prima di selezionare una cripto dovremmo anche vedere le sue possibilità di crescere ancora la capitalizzazione e quindi di valore. Per esempio, se io acquistassi Dogecoin ora, vederlo a un dollaro, e per esempio, vorrebbe dire fare 5 per. Se facesse 5 per della sua capitalizzazione, dovrebbe arrivare a 150 billion, che sarebbe più della capitalizzazione di BNB e un terzo di Ethereum. Ma Dogecoin vale un terzo di Ethereum? Questa è la vera domanda. Dogecoin vale un decimo di Bitcoin. Dogecoin non vale neanche un millesimo di Bitcoin. E per questo motivo, proprio secondo me, lo scam sta proprio qua. Nel senso che le persone pensano, arriverà un dollaro perché c'è la community e mettono soldi. Ma è molto pericoloso questo ragionamento. Per questo motivo, io vi consiglio questo sito. Sempre per riuscire a battere la FOMO. E magari stare un po' più con la testa ed evitare di fare danni. Con questo, io vi saluto. Bitcoin is king. Vi convinti quindi che magari il mercato delle cripto non è per tutti? E bisogna, prima di buttarsi a capofitto, un po' studiare e capire
bene. Se volete approfondire ancora di più, uscirà a breve quindi questo video con il mio amico. Nel frattempo io vi lascio, vi ringrazio per la visione, mi raccomando like, commento e condivisione. Ci sentiamo presto, un bacio, arrivederci.